Ho trovato un posto per il Festival della Nicchia. Se vuoi resto, ma non mi va di parlare. Mi hai cambiato mezza recensione, è la prima e l'ultima volta che scrivo su Cinemolto. Quando il critico è confuso, io taglio. Il navigante non ha voglia di esplorare la tua testa in cerca di reconditi concetti. Fammi vedere quello che hai visto nel film, non quello che dovrei vedere io quando lo vedrò, quello che avrei dovuto vedere quando l'ho visto e mi è sfuggito. Tu l'hai visto il film? No, se l'avessi visto te la cambiavo tutta. Però, per farti crescere, ho pensato di metterti in giuria. Io giurato. No, tu sei pazzo, frustrato e non ti piace niente. Criticheresti anche le mie preferenze. Primo festival della nicchia. Libero, scaricabile, smontabile, craccabile, rimasterizzabile. Sì, ma dove lo proietti? Direttamente a casa, per un pubblico pigro, periferico, annoiato, stanco di vedere i soliti film di cassetta in cassetta. E che si vince? 200 megabyte video su cinemorto.it, interviste in chat, conferenze stampa con webcam, inserimento nelle community giuste, link ai forum più cliccati, insomma, il film che vince sarà visto in tutto il mondo e senza aspettare l'elemosina di un produttore. Sì, e i soldi come li fai? In rete cominciano a girare, clicca oggi, clicca domani, prima o poi qualche milione di euro arriva. Deve È la prima volta che ti vedo positivo. una donna L'hai già proiettata sul grande lenzuolo bianco? fa una madre che rimane incinta e partorisce una macchina da presa rivoluzionaria che gira senza operatore, carpendo la verità dell'attore come nessun regista è mai riuscito a fare. Ma il parto si vede bene. E come hanno fatto a far uscire una cinepresa? Super 8 o 35 mm? Metri e metri di pellicola che escono dalla vagina della mamma, la celluloide recisa nettamente come un cordone ombelicale da una mannaia, Ma il montaggio è buono, eh? è un unico piano sequenza. La madrepesca scorre nel sangue, rivelando l'ambientazione fino alla fine. Vedi il Dolly? La sala parto. Cimitero dei film. Pizze su pizze. Aborti di cinema, vittime della lussuria di registi assassini, anime di attori aleggiano disperatamente cercando di emergere. Articoli 8 che scavalcano i 28 in un grande sgomitio. Sorte lei! Bellissima! Ha appena partorito il cinema del futuro, viene circondata da spiriti che le chiedono una possibilità anche in un cinema di periferia, di provincia, anche in un festival del terzo mondo. E lei? Sorride, sale su un trespolo, fumo a destra, fumo a sinistra, e finalmente interrompe il mutismo cinematografico e declama: Sei frustrato? Incompreso, depresso, represso, e non vuoi che la tua arte muoia nell'indifferenza? Partecipa al Festival della Nicchia, scoperchia la bara del cinema che risorge! Gotico! Breve film di presentazione del primo Festival Internazionale della Nicchia, diretto da Piotr Maletti. Strepitoso. E quando lo giri? E quando trovo l'attrice in grado di concepire e sgravare il cinema del futuro. Io lo intitolerei 35 mm d'amore. Un po'